Di Stefano all'andata contro Licese fu decisivo in quell'1-0 risicato e anche sofferto. Al ritorno invece non sei stato protagonista, sei entrato negli ultimi minuti, però vittoria molto importante questa ai fini della classifica. Sì, sì, l'importante era la vittoria. Io ho passato un mesetto dove sono stato fermo per un problemino all'adduttore e adesso piano piano il mister mi sta ributtando in campo e sto riprendendo i minuti. Ecco, come ti senti anche in vista anche di un possibile ritorno dal primo minuto? Bene, bene, piano piano sto prendendo la forma e sto raggiungendo gli altri. Certo che davanti adesso di concorrenza ce n'è tanta, no? Rispetto anche, parlavamo della gara di andata con le Licese, la concorrenza è aumentata notevolmente. Sì, 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 ma ti ripeto, rispetto chi ho davanti perché merita di giocare e da teramano, se vinciamo va bene così. E poi io mi alleno sempre a 1000 per mettere in difficoltà il mister, se mi butta in campo 2 secondi o 10 minuti io sono pronto. Senti, da teramano quanto senti tu anche questa maglia e quanto sei contento di vestire questa maglia? Tantissimo, infatti il mese dove sono stato fermo sono stato male perché non sentivo di poter aiutare la mia squadra in nessun modo. Mi sentivo di aiutarli in qualche modo, quindi quando giocavamo in trasferta li seguivo, in mezzo al campo li aiutavo e ho dato il massimo per loro. Con chi hai legato maggiormente in questo gruppo? No, quello che si è creato in questa squadra è una cosa impressionante. Eravamo tutti nuovi e abbiamo legato in pochissimo tempo. E siccome ne parlano un po' tutti, andiamo alla ricerca un po' del primo step della rinascita calcistica cittadina e ritorno in eccellenza, però prima ci sono altri impegni importanti. Guardiamo il prossimo, la Rosetana che ne ha rifilati 3 alla Turris, insomma impegno veramente tosto. Ma noi l'abbiamo visto anche all'andata, che è una squadra molto preparata in tutti i ruoli e ci può mettere in difficoltà come ha messo in difficoltà la Turris, quindi noi dobbiamo affrontare la Rosetana come la miglior squadra del campionato, come facciamo ogni settimana per tutte le squadre, e poi vedremo cosa accadrà.